caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. Un saluto a tutti da parte di Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Un saluto Fabio a te e agli amici che ci ascoltano. Tutto pronto, la sfida può avere inizio. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Palla che torna nella zona del portiere. Totti. Castellini. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Riesce ad intercettare. Il portiere la calcia lontano. Fofana la gioca in profondità. Cerca spazio. Lancia il compagno in profondità. Da lì può tentare la conclusione. Deve buttare dentro un cross. Palla verso il centro della... Prova a salire in area. È stato splendido l'intervento del portiere. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Agostini. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla meglio. Apertura di gioco sul fronte opposto. Buon cambio di gioco. E il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Totti riceve la palla. Tackle duro ma efficace. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Totti. Mandzukic. Prova la giocata nello spazio. Può colpire. È una grande opportunità. Buca la rete! Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Il portiere con il suo errore ha favorito il gol. Adesso deve cercare di stare tranquillo e rientrare con la testa in partita. Il risultato si sblocca, 1-0. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari. Mandzukic. Allarga sulla fascia. Agostini scatta verso il pallone. Mandzukic, di forza. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Hanno mostrato sprazzi di buon calcio e sono riusciti ad andare in vantaggio. Dovranno mantenere questo ritmo nella ripresa. 1-0 fino a questo momento, partita che rimane sostanzialmente equilibrata. E l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza, devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0.
Cerca di lanciare il compagno. Passaggio in avanti. Castellini. Maxi Lopez. Tocco morbido. Bel lancio in profondità. Occhio al tiro. E supera il portiere. In sacca. Un gol molto importante. Una grande reazione. Ora la partita si fa ancora più interessante. Era proprio sul filo del fuorigioco, ma è riuscito a scattare oltre l'ultimo difensore con un tempismo perfetto. Si ricomincia da una situazione di parità. Beh, direi che questa partita vale tutto il prezzo del biglietto. Marcature strette, a quanto pare. Le individualità forti ne risentiranno. Vedi Fabio, per fare una buona marcatura non basta la qualità individuale. Serve la cooperazione tra i compagni. Chance per tirare. E c'è la rete! Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Sono andati al gol con uno scambio veloce e intelligente. Bellissima azione. E passano in vantaggio. Palla giocata alta sulla fascia. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Proprio così. Attenzione a bordo campo. Mi sembra ci sia una sostituzione. Agostini. Vuole il lancio filtrante. La gioca in conclusione. Un palo clamoroso. Prova immediatamente in avanti. Castellini. È davvero una bella serie di passaggi questa. Occhio al tiro. E il portiere dice di no. E poteva essere un'occasione decisiva per aumentare il loro vantaggio. Intervento strepitoso. Subire un golore avrebbe reso difficilissima la situazione. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Ottiene un buon calcio di punizione. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Pochi minuti o addirittura secondi e sarà finita. Cerca spazio. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. È una grande vittoria, importantissima, ottenuta fuori casa. Oggi sono stati bravi a farlo e il fatto di aver portato a casa l'intera posta darà fiducia per il proseguo della stagione. Paura, paura.
paura.